Lei è? Emanuela Lui. Quanti anni ha? 21, quasi 22. Dove è nata? In Sardegna, vicino a Cagliari, a Sesto. Per quale motivo vuole entrare in polizia? A dire la verità, ho accompagnato mia sorella a fare il test e ho deciso di farlo anche io, ma così per gioco. Non avrei mai pensato di passarlo. Leggo che lei è entrata in graduatoria in un concorso per insegnanti. Per quale motivo non ha deciso di insegnare? Non le piaceva tanto? No, è che ho bisogno di lavorare e prima di iniziare ad insegnare passerebbe troppo tempo. Quindi vuole entrare in polizia per avere un posto sicuro? Sì, direi di sì. Lei come se lo immagina il lavoro del poliziotto? Oddio, non lo so, ma io credo che mi metterete a svolgere delle mansioni burocratiche. Perché pensa questo? Perché sono una donna in questo paese e si pensa ancora che le donne non possono fare niente che non sia di assistenza agli uomini. Lei si sta sbagliando, abbiamo donne in tutti i reparti. Ah, bene, questa mi sembra un'ottima cosa, allora un motivo in più per farne parte. Lei sa che potrebbe essere anche assegnata in una regione diversa dalla sua, questo potrebbe rappresentare un problema per lei? No, anzi ho voglia di lasciare per un po' la Sardegna. È sicura? Sì, sono sicura. Non è troppo stretto. C'entrano. E se stanno stretti è pure meglio. Va bene. Chi sei? Allora pigli cose e poi tocca. Sta bene. Che sirene, sto in fila con i colleghi. No, non ti preoccupare, su. Chloe, basta, è mezz'ora che sei al telefono. Mamma, dai, ti chiamo domani, devo attaccare. Ti chiamo domani dopo il turno. Sì, saluta il babbo. Sto tranquilla. Ciao. L'ultima, scusate. Andrea, ti volevo solo dire che ho deciso per la vacanza. Sì, organizzo io, ti faccio una sorpresa, basta, va bene? Chloe. Sì, va bene. Basta. Va bene. Vai a cena, su. Scusate, ciao amore, ti chiamo domani. Dai. Ciao. E allora? Ecco, fatto. Grazie. Allora, sempre al telefono. Quante storie per due telefonate. Qui le tre torri siamo 300 poliziotti. Se ogni collega ogni sera fa una telefonata di mezz'ora come te, fai un po' tu. Vabbè, che sarà mai. Ecco, c'è Falcone, sentiamo cosa dice. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. No. Hai visto, Manu? Se lo dice pure lui vuol dire che è vero. La vita delle scorte non è come pensi tu. Beh, a parte poi qualche straordinario e qualche permesso in più, non è che ci guadagneresti tanto. Non credo che quei ragazzi lo facciano per soldi. Oggi ho visto la sua scorta e ho visto come si muovevano. Non so, mi sembravano qualcosa di più che semplici colleghi. Vabbè, parliamo di cose serie. Dove hai deciso di portare Andrea per la prima vacanza di coppia? In un posto, ma ancora non gliel'ho detto. E perché? Dove lo vuoi portare? Ad Olbia. Olbia! Olbia allora, perché? Non voglio andare a vedere.
vedere le tombe dei giganti, non ci sono mai stata. Che me ne faccio di vedere un posto lontano se non so da dove vengo? Vabbè, senti, mangiamo che è pronto. Poi se non ci vuole, io ci vado da sola. Ma significa soltanto... Vamola, tira che questo si abbassa, tira! Vai, amone, capo down. Ok, dai, facciamo subito un altro carico, dai. Vai, veloce. Mi hai fatto chiamare? Sì, Lois, sì, ti ho fatto chiamare, vieni, vieni. Tu da lunedì prossimo sei di piantone all'ospedale civico di Palermo, al boss Francesco Madonia, il mandante di tutti i peggiori omicidi di Palermo degli ultimi anni, compreso Libero Grassi. E devi stare attenta, Lois, perché questo non è un uomo, è proprio un animale. Lì c'è una lista di tutti quelli che possono entrare a fargli visita. Chi non è nella lista, ovviamente, non può assolutamente entrare. Ci sono domande? No. Bene, meglio così. Stai attenta, Lois, perché lui cercherà in tutti i modi di comunicare con l'esterno. Quindi tu non ti dovrai muovere dalla tua postazione nemmeno per andare in bagno. Certo. Senti, Lois, questa non è una promozione, eh? È che solo che siamo così, siamo un po' corto di personale, quindi... Me ne rendo conto, signore. Bene. Allora, a domani. Va bene, grazie. Scusate, scusa, scusami. Tu sei Antonio Montinaro? Sono Emanuela. Emanuela Lui, sei nella scorta di Falcone, vero? Ti manda Gaetano? Chi? Lascia stare. No, no, non mi manda nessuno, sono solo curiosa. E niente, volevo sapere com'è. Com'è cosa? Il vostro lavoro, cosa fate? Soprattutto come lo fate? Io faccio il piantone, sto sempre ferma, invece non so, voi andate sempre di corsa e niente, volevo sapere come si gestisce una cosa così. Ti abitui? L'uomo si abitua a tutto, no? Anche alla paura. Anche alla paura. Quanti anni hai? 24. Sei giovane. Avrai tempo per provare le tue paure. Mm. Che ha fatto quello? Storia lunga. Vabbè, allora me la racconti la prossima volta che ci vediamo, va bene? Va bene. Piacere. Piacere mio, ciao. Ciao. Oddio, signore, non ho preso niente. Vabbè, rifaccio la fine. Ciao, piacere. Gaetano Lorre. Emanuela, lui. Sei nuova? Sì. Dove t'hanno messo? Sto al commissariato Libertà. Ho visto che parlavi con Montinaro, ma che ti ha detto su di me? In realtà niente. Lo sai che facevamo parte della stessa scorta? No, non lo sapevo. Forse vi dovete parlare. Perché? Perché Montinaro mi ha chiesto se mi avevi mandato tu. Quindi forse c'è qualcosa che non vi siete detti che dovete chiarire. Forse hai ragione. Ciao. Quando dopo una giornata proprio qua dobbiamo andare. Ho capito chi è, quello è un grezzo, hai capito? Ma un grezzo pazzesco. Ma allora vuol dire che a me piacciono i grezzi. Scusa, tu non è facile perché sei fidanzata. Non c'è uno, io devo fare capire subito. Ma allora è vero? Allora esiste la banda delle sarde? Eccola. Sì, vogliamo fare qualcosa stasera? Sì, sì. Dipende se non deve fare una telefonata. Beh, è vero, Lois, sei sempre il telefono. Io? Sì, mi prendete in giro? Che vocale? Purtroppo. Scusa, ci dai due birre? Come si fa? Ma c'è tutto qui a sta mamma.
Signorina, si avvicini. Si avvicini, non mordo, signorina, venga. Che fa? Me la prende, per favore. Me la prende, che non ci arrivo. Grazie. Signorina, lo vuole un cioccolatino? Non posso, grazie. Me ne portano sempre i miei parenti. Sono inglese. Comunque, io lo lascio qua. Se le vuole, non c'è neanche bisogno che me le chiede. Ma lei lo sa che io ho una nuora che è sarda, come a lei. Ed è pure bionda. Come sa che sono sarda? Lo so, signorina, lo so. Ah, allora com'è andata? Bene, credo. Madonia, ti ha aperto qualcosa? Che ne so, tipo dei cioccolatini? Sì. E tu? Io ho rifiutato. Come fa lei a sapere dei cioccolatini? Perché fa così con tutti, è il suo modo per mettere alla prova. Come lei, signore. Scusa. 4 metri, giusto? 4 metri, eh? Sì, fate sopra l'uovo, andatevi due. Ciao. Ehi, ciao. Come va? Tutto bene? Sto sempre aspettando che mi racconti quella storia. Ah, ma non è così interessante. Magari sì. E ci possiamo vedere stasera davanti al commissariato alle 10:30? Stasera? Va bene. Ok. A dopo allora. A dopo. Ciao. 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 Salve, tre gassose. Voi state anche alle scorte, vero? Da 3 anni. Perché ci vuoi rubare il posto? Secondo te? La scorta non è un mondo per donne. Al massimo le volanti. Non ho capito che cosa ci manca. Non è quello che vi manca, è quello che avete di troppo. Qui non c'è spazio per nevrosi, invidie, gelosie, sentimenti. Guarda com'è finita allora Montinaro. Che tipo è Montinaro? Uno bravo. Oh, ma bada che è sposato, eh? Stupido che sei. Che c'entra? E Lorè invece? Sposato pure lui. Grandissimo lavoratore. Quelli ora sono come il gatto e il topo. Prima invece erano tipo fratelli di sangue. Solo che quando hanno smontato la scorta a Falcone, Lorè se ne è uscito. Per Montinaro è stata una grande delusione. No. Stai attento però, eh? Fatti i cazzi tuoi, Fimena. Oh, ma come ti permetti? Hai capito, Loi? È meglio che ti fai i cazzi tuoi. Vedi che avevo ragione. Andiamo, va. Bene. Un segnale va messo 50 metri prima del passaggio. Lo devo vedere da lassù. Ci penso io, non ti preoccupare. Faccio vedere che cosa vuol dire correre in un centro abitato. Tu, se ci riesci, cerca di memorizzare tutti i movimenti delle mani e dei piedi. Ma non farlo mai, solo se è strettamente necessario. Poi, se farai il corso di Abba Santa, lì ti insegneranno anche la guida di disimpegno. Sarebbe? Sarebbe salire e scendere da un altro movimento con la pistola in mano. Saper coprire la persona che stai proteggendo, qualche volta ci devi anche buttare addosso. E quando fai il corso può essere divertente, anche un po' imbarazzante. Ma nella vita reale significa dare la tua vita in cambio della sua.
questi semafori abbiamo cercato di farli togliere. Ma non ci vogliono sentire, non ci vogliono aiutare. Quindi quando passiamo di qua non ci possiamo fermare. Tu dove abiti? Le Tre Torri. Bene, facciamo il giro largo. Come ti senti? Ho brutta voglia. Che vuol dire? Un po' di nausea. Va bene, allora facciamo che la lezione finisce qua, dai. Sì, meglio. Va bene. Va bene. Ciao. Ciao. Ma perché avete litigato te, Gaetano? Non abbiamo litigato, è lui che se n'è andato. Però mica vuol dire che è d'accordo con quelli che abbiamo declassato, no? Vedi, ci dicevano che eravamo raccomandati, che eravamo trattati meglio degli altri, perché avevamo giubbotti antiproiettili, fucili a pompa, tre macchine uguali blindate. E poi improvvisamente ci hanno tolto tutto. Capito? Guarda come andiamo in giro adesso. Spesso le macchine non sono neanche blindate. Sì, però anche lui faceva parte della scorta, no? Sì, certo, anche lui faceva parte della scorta. Tanto che lui aveva le sue idee, io le mie. Lui pensava che bisognava protestare contro la burocrazia che voleva indebolire la scorta. E io pensavo, anzi penso, che l'unico modo di proteggere la scorta è restando dentro e continuando a lavorare. Lui se n'è andato, tutto qua. Mi sembra che volete le stesse cose. Ma perché ti sto parlando di questo poi? Non so, forse perché te l'ho chiesto. Già. Allora vado. Perfetto. Brava che sei. Ma chi è? Sei tu. Io? Allora me lo porto a casa così me l'attacco. Sì. Grazie. Ciao. Ti va di venire? Torno subito. Va bene. Aspetta!
Quello che è successo è molto grave, Loi. Tu lo capisci che in caso di scontro a fuoco, oltre a te stessa, avresti coinvolto anche altri colleghi o la gente che era lì nel posto? Sì, signore. Noi abbiamo bisogno di poliziotti vivi, Loi, non di eroi morti. Questo lo capisci, vero? Sì. Hai capito in che città viviamo? Via della Croce Russa, via Di Blasi, via Pipitone, non so, ti fanno venire in mente qualcosa? Ninni Cassarà, Boris Giuliano, Rocco Chinnici, deve andare avanti? No. È questo quello che sta succedendo a Palermo, eh? Solo che queste cose succedono ormai da 50 anni. Sì, ma io l'avevo già visto quel ragazzino, mi sembrava interessato. Interessato a cosa, Loi? Ma quello era un malacarne, era. Sai che cos'è un malacarne a Palermo? È un delinquente. Tu ancora non hai capito che mestiere stai facendo. Però guarda, se vuoi tornare a insegnare, dimmelo, eh? Perché sei ancora in tempo. No, dottore. Anzi, sai che facciamo, Loi? Adesso te ne stai per qualche giorno dietro una bella scrivania, prendere un po' di denunce. Così magari forse impari qualcosa. Mm? Sì, pronto? Pronto, Antonio? Sì, chi è? Ciao, sono Emanuela. Ah, Emanuela. Che succede? Scusami se ti chiamo, ti volevo parlare. Ti volevo chiedere una cosa di lavoro, volevo sapere se... Va tutto bene? Sì, sì, no, tutto bene. Senti, adesso non posso, dobbiamo portare il giudice. Ci possiamo vedere magari lunedì prossimo? Va bene. Va bene. Scusa, devo andare, eh? Ciao. Grazie. Ciao. Tutto bene, non ci sono grosse novità. Domani torno a casa, eh? Ho chiesto un permesso. Perché tieni ancora la lettera del provveditorato? Magari ti torna la voglia di fare l'insegnante. No, ma non mi torna la voglia. Perché quando hai vinto il concorso, immaginarti a scuola mi tranquillizzava. Adesso ti penso a Palermo a fare quello che fai. Ma tu non ti devi preoccupare per me, mamma. Io faccio il piantone, non rischio niente. Ho fatto. Allora voi due? Ma che cosa avete ancora da chiacchierare? Dai, che siamo in ritardo. Io aspetto giù. Ciao, amore. Ciao. Non ti volevo trattare male. Ma no, divertiti. Se non prendete la macchina, arrivate tardi. Ecco, ci presti la tua, babbo. Ma non ci penso nemmeno. Ma dai, solo per stavolta.
Tieni, prova questa chiave qui, vedrai va bene lo stesso. Che chiave è questa? Vai giù, voglio guardare, vai. Vai, vai, vai a guardare. Tua. Adesso devi solo cambiare la targa. Ma io mi sa che ci lascio la targa di Cagliari. Vabbè, io vado, che le fotocopie mi aspettano. Ma davvero ce la lasci? E anche vostra, no? Anzi, fate benzina che stasera usciamo. Chi guida? Io. Ciao Mary. Buongiorno Giovanni, buongiorno signora. Avete fatto buon viaggio? Sì, tutto bene. Siete nella macchina di mezzo? Mi fa guidare per favore? Li stanno portando in ospedale. Quindi qualcuno è ancora vivo? Ancora vivo no? Ciao. Tutti.
Sì, tutti. C'è stato un attentato a Falcone. Sono Loi del commissariato Libertà. Ma è vero dell'attentato? Dimmi se ci sono morti, per favore. E dimmi almeno se ci sono morti. Pronto? Pronto? Fermati, non puoi entrare. Chi c'è dentro? Con sua moglie. Come stanno? Mi l'hanno portato per ancora io. I ragazzi della scorta. Scusate, sapete qualcosa dei ragazzi della scorta? Di Ciro, di Schifani? Per favore, sai qualcosa di Antonio? Ti prego. Antonio Montinaro, per favore. L'ho aspettato qui tutta la notte. Il giudice non ce l'ha fatta. Manco la moglie e neanche i ragazzi della scorta di Cillo, Schifani e Montinaro. Vattene finché sei in tempo. Questo è un lavoro che sai quando esci la mattina non sai se torni a casa la sera. Tu te ne vai? No. Io non gliela posso dare niente a questi bastardi. Allora neanche io me ne vado. Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti. Non c'è amore, non c'è un amore per niente. Ispettore capo. Che c'è, Eloy? Aggiorniamo la richiesta di trasferimento? No. Io volevo solo fare presente che se serve sono disponibile. In che senso? Per quello che serve anche per i servizi scorte. So che lo stanno chiedendo a molti. Certo, lo terrò presente. Ecco, volevo solo dire questo. Non ti preoccupare, ci penso io. Eloy? Sì. Grazie. Ho dato la mia disponibilità. Lo sapevo. Sei la prima a cui lo dico.
I tuoi? Quando vado a Cagliari, sabato prossimo, glielo dico di persona. Ma forse non glielo dico proprio, non lo so, devo decidere. Hai paura? Un po'. Fu Granny, ma Granny, Granny. Con certi botti si sistemano tante cose, in tutti i sensi. E non solo in Sicilia. Però adesso dovete stare calmi con tutto quello che è successo. Dicono che al posto di quello adesso ci va quell'altro. Borsellino alla super procura. Quello sa tutti i segreti del primo. Sa tutto, e noi siamo da capo. Il maxi processo non è andato come doveva andare. Tu sai come dice il suo Totò? Vanno a cadere i denti se non facciamo qualche cosa. Mi devono cadere i denti se non facciamo qualcosa. Non vi preoccupate. Ti abbiamo mai deluso in tutti questi anni? Non è che si mangia un pisci buono a Roma. Più il ristorante è anonimo e più si mangia bene. Ma perché? Hanno bisogno di tutti e poi è giusto così. Ma te l'hanno chiesto? Ho dato la mia disponibilità. Non è una grande idea. È pericoloso. No. Guarda che alla fine è una noia mortale. Manu, ma non ci prendere in giro. Non mi prendo in giro, babbo, veramente. Se non scorti persone importanti, tipo i magistrati, alla fine è un lavoro noioso. Secondo me è molto peggio quello che fa la mia amica Mary, che sta fuori tutta la notte con le volanti della mobile. Ma tanto tu quelli importanti non li scorti, no? Ma figurati se li fanno scortare a me quelli importanti. No, ma io non ho l'esperienza per farlo. Quelle scorte sono fatte da persone con le palle. Scusate, volevo dire... Ah, ho capito quello che volevi dire. E poi volevo anche dirvi che vado un paio di giorni a San Teodoro con Andrea. Ah, ma oggi è il giorno delle novità. Perché? È perché nemmeno lo conosciamo questo qua. Io lo conosco, è quello molto carino. Anche un'altra cosa, mi mandano a fare il corso scorta ad Abbasanta, so un mesetto. Ah, Abbasanta è qua dietro casa? Mm. Almeno stai un po' più con noi. Certo. E dai, beviamo. Io non dico che non devi lavorare. Però c'è lavoro e lavoro, cazzo. C'è il mio che basterebbe tranquillamente per tutte e due e poi c'è il tuo che non mi fa stare tranquillo. Come te lo devo dire? Tutti quei poliziotti siciliani. Quindi sei solo geloso? Ma non sono serio, non mi prende per il culo. Non ti prendo per il culo, Andrea. Però è il mio lavoro. Ehi, lo so, è il tuo lavoro. Allora? Lo vedo che quando ti parlo pensi ad altro. Dai, vieni qua, non essere arrabbiato. Vieni qua. No, non ci ho voglia, no. Ah, Loi, giusto te cercavo. Vieni. Ascolta, qua dopo Capaci la situazione è diventata molto più complicata. Quindi inizi da subito a fare i turni. Ma non dovevo fare il corso? No, il corso non c'è tempo di farlo, Loi. Ma io non ho mai fatto le scorte. E allora? Dai, vieni qui, ti spiego due cose. Queste macchine devono andare sempre alla massima velocità, anche in città. È l'unico modo che abbiamo per ridurre il rischio di attentati. Poi comunque tante cose le imparerai sul campo. Tu non è che devi fare il caposcorta, capito? Tu sai soltanto fare quello che ti dice di fare il caposcorta, di cui ti devi fidare come se fosse un fratello. Mettilo, ah.
puzza, eh? Pesa anche. Però devi essere contenta, sai, di sentire questa puzza. Perché vuol dire che il giubbotto ce l'hai addosso. Ma ce n'è solo un altro? Perché le scorte sono aumentate, ma le risorse sono sempre quelle. E chi non ha giubbotto? Chi non ha giubbotto resta in macchina. Esce soltanto nel caso che ce ne sia bisogno. Ho capito. Senti, Lori, non l'ho deciso io, di metterti alle scorte senza neanche fare il corso. È solo che la situazione adesso è questa, te l'ho detto. Quindi, insomma, però tranquilla, eh. Tu fidati dei tuoi compagni. Tanto sei una ragazza sveglia, vedrai che ce la farai. Grazie. Non mi ringraziare, Lori. La tolgo? Sì. A Roma dicono che finché sarà in vita tu cornuto non si potrà fare nessun affare. Dobbiamo eliminare il tuo grandissimo crash. E come si fa? Come si fa? Un botto ancora più grande si fa. Intanto cominciate a avvisare gli amici che devono portare tutta la polvere che c'è in giro, chiaro? E quando lo volete fare? Subito, qua non c'è più tempo. Don Borsellino si muove in fretta e noi dobbiamo anticiparlo. È sicuro che ha saputo qualcosa. Qualcosa che ci può portare guai. Ci dobbiamo sbrigare. Manu, sei di scorta? Scusate il ritardo, aspettatemi qui. La barbiera deve far vedere delle carte ad Aya alla sua capace. Ah, ma allora è una cosa lunga. Comunque non ci sono buone notizie. No? Pare che stiano preparando un nuovo attentato. Contro chi? Non lo so. Deve essere un allarme serio. Io devo andare. Ci vediamo dopo. Sì. Che t'ha detto? Niente di buono. Manu, ma non c'è l'acqua? No, a quest'ora è tardi. E perché? Perché qui è così. Sono fortunata quando riesco a farmi una doccia la mattina. Addirittura? Sì, dobbiamo sentire se passa l'acqua nelle tubature. Che fate, ascoltate l'acqua come gli indiani? Sì. Che poi dopo una giornata di lavoro con quel giubbotto che puzza, l'unica cosa che vorrei è farmi una doccia e lavarmi via quell'odore, ma...
State messi così? Sì. Mamma, ma che vita è? Ma come fai a vivere così? Sta diventando tutto difficile, pure per noi, saperti qua da sola. Maria, non dovete preoccuparvi per me. Ci togliamo le scarpe? Sì. Io sono contenta del lavoro che sto facendo. Sei contenta? Sì. Signora, lei intanto chiami un dottore. Signora, vada a chiamare un dottore. Roy! Roy, vieni qui! Tieni su la testa. Piano piano. Stai così. Quando ti dico io, soffia due volte nella bocca forte. Vai! Tieni su la testa. Vai! Vediamo, vediamo, vediamo. Dai. Stai bene? Stai bene? Stai bene, stai bene. Oddio, che paura. Signora, sta. Lo faccio vedere comunque un dottore. Grazie. Mi raccomando, faccio vedere un dottore subito. Sì, sì. Tutto bene. Si è sentito male? Sì, stava male. La madre gridava. Ma Claudia, lui è Agostino Catalano, un collega delle scuole. Ciao, piacere, piacere, Claudia. Sono molto più esperto di me. Nel senso, si vede che sono molto più vecchio. Cioè, tu stai nella scorta di Borsellino. Sei stata brava. Agostino, l'hai salvato. No, no. Abbiamo salvato insieme. Brava. Ciao, ciao Agostino. Ci vediamo dopo. Sì. Oh, ti rendi conto? Sembra una persona gentile. Dicono che il prossimo obiettivo è lui. Sta continuando il lavoro di Falcone. Ciao Agostino. Guarda chi c'è. La salvatrice di bambini. Potrei dire lo stesso. Beh, è un destino che ci accomoda. Ho visto il giudice Borsellino. Non sembra vero quello che si dice di lui. Perché che si dice? Non so, che è scontroso, che sta sulle sue. Falsità. E noi andiamo a mangiare, vieni con noi. No, no, noi aspettiamo la barbera. Ciao. Ciao. Ma che ci vai a fare la cassiera in un paesino della Barbagia? Ma preferisco fare la cassiera che restare qui. Che rottura di coglioni. Effettivamente. Ah, perché invece fare il poliziotto a Palermo? Fare il poliziotto è tutt'altro che noioso qua. L'esperienza del Menga, ma sicuramente non noiosa. Cioè? Non glielo spiegare che se si impegna lo capisce da sola. Vero, Speranza? Che lingua è? Lombardo. Ma quello è il nipote di Madonia. Ma da quando in qua il lombardo è diventato una lingua? Mi sa che con questa storia della Lega mi si stanno montando la testa. Minchia, lingua più del siciliano non ce n'è. Hai ragione. Avrai nostalgia di noi, Speranza. Sì, di certo non di Palermo, guarda. Che succede? Brava, Loi. Abbiamo arrestato questo bastardo. Ma
Ma tu sei sicuro? Certo. La Loi è poco più di una ragazzina. E che significa? È forte, hai visto che è forte? Chi sta fece arrestare un nipote ciccio Madonia, ti pare niente? Ci dai 3 anni, te la trovi seduta al posto tuo. Non è questo, è che vuoi darle più tempo. Voi di Borsellino siete la scorta più impegnativa. Proprio per questo io la voglio. Facciamo così, facciamo qualche turno, vediamo come va. Che dici? Non lo so. Fortunatamente non ci sono lesioni, solo una gran bella botta con una leggera commozione cerebrale. Le prescrivo qualche giorno di riposo. Va bene. Ecco, passa in ufficio matricola. Grazie. Si riposi, le farà bene. Ci provo. Grazie. La cosa migliore è rottamarla. Intanto gli facciamo le foto e aspettiamo il perito dell'assicurazione. E coi soldi della polizza te ne compri una nuova. Che mi dispiace, ci sono affezionata, è la mia. Ma metterla a posto ti costerebbe più che comprarla. Ho capito, ma quando arrivano i soldi dell'assicurazione possiamo provare a sistemarla. Come vuoi. Lo voglio. Questa settimana sei di scorta col giudice Borsellino. Ah. Vieni, Catalano. Ciao, Agostino. Ciao. Allora? Te la senti? Sì, perché non dovrei? Infatti, perché non dovresti? Tu sei bravissimo. Io e la Loi abbiamo già lavorato insieme. Più o meno. Agostino ha insistito. Ha detto proprio che voleva te. Non ci ha messo molto a convincermi. Infatti. Allora io ti aspetto di sotto, ti presento agli altri. Va bene. Catalano è il caposquadra migliore che c'è. Come impari con lui, non impari con nessuno. Ah, ragazzi, lei è Emanuela. Sarà con noi per questo turno. Anche dopo, se la facciamo scappare. E Claudio. Ciao. Vincenzo, ciao. Tu stai alle Tre Torri, vero? Sei quella sempre al telefono? Sono io in persona. Antonino. Ciao, Manuela. No, voi vi conoscete. È Walter che viene da Trieste. Allora, ragazzi, adesso lo dico per Emanuela, ma vale pure per voi. A sentirlo di nuovo non vi fa male. Emanuela, noi qua dobbiamo vendere la sicurezza. E per farlo, l'unico modo è quello di avere paura noi. È soltanto così che tu puoi anticipare il pericolo senza farlo sentire alla personalità. Allora rovesciare un cassonetto, bonificare il negozio, setacciare il parco, non dobbiamo tralasciare niente che ci venga in mente. Va bene, Emanuela? Sì. Amore.
Non ti piacciono i ravioli? Sono buoni. Sì, sì, buoni, davvero. Ma troppi. Se buoni finisco io, eh. Davvero? Mm-hmm. Dai, bravo, finiscili tu. Io vado un attimo a chiamare Manu, che è un po' che non la sento. Ma certo, almeno da ieri. Scusi, posso fare una telefonata? Prego. Grazie. Sì? Pronto, buonasera, sono Claudia Loi. Potrei parlare con mia sorella Emanuela, per favore? Sì, te la chiamo subito. Eccomi. Ciao. Ciao, Manu. Come va? Io bene, sono all'ago, accompagnato marito. Ah, e com'è? Ma non lo so, a me i laghi mettono sempre un po' di tristezza. Tu invece? Che novità mi racconti? Ah, è tutto bene, non ci sono grosse novità. Sto lavorando con Agostino, te lo ricordi? L'hai conosciuto in spiaggia. Agostino? Ah, ma non era quello della scorta di Borsellino? Sì. Sì, infatti sto con lui. Manu, ma è pericoloso. Ma qui facciamo i turni, magari lunedì già sto da un'altra parte. Ma magari siamo un po' stressati, però dicono che lo stress aiuta a stare più vigili. No, Manu, a nessuno serve essere stressati. E se peggiore andrò dallo psicologo, che ti devo dire? Ecco, lo vedi che non stai bene? Ma sto scherzando, Cla. No, io non lo so se stavi scherzando, ma tu dal tuo servizio mi sa che ti devi togliere. Ma non voglio cambiare. Ma questo è un posto di responsabilità. Vuol dire che hanno creduto in me. Tanto tu sei sempre la solita. Vabbè. Fai quello che vuoi. Ci sentiamo con più calma, va bene? Ciao. Ciao. Servite riverita proprio. L'ho cotta troppo, è cattiva. No, è perfetta, Mary. Ma se neanche l'ha assaggiata? E ora assaggio, si vede che è buona. Certo, quando c'era speranza eravamo tanto più allegre, no? È stata anche una settimana. Ah, mi sembra tanto tempo fa. È buona. Salute. Loi! Gaetano, ciao, come stai? Come sto? E non lo vedi come sto? Di merda. Sto come mi fanno stare gli altri. Nessuno dopo Capaci mi perdona per essere ancora vivo. Non parlare così. Non è giusto, soprattutto nei confronti di quelli che non ci sono più. Ma io ci sono ancora. È la mia condanna. Dopo la morte di Montinaro non dormo. Non vivo più, ma questa vita è... Metano, ma secondo me tu ti devi riposare, stare un po' in famiglia. No, se sto in famiglia è peggio. A casa veramente non smetto di pensare mai. Senti, tu mi devi aiutare a entrare nella scorta di Borsellino, così come ci sei entrata tu. Io? Se sono l'ultima arrivata. Se Catalano t'ha scelta vuol dire che non sei l'ultima arrivata per niente. Vuol dire che te lo meriti. E allora in quella scorta ci devo entrare anch'io, perché sono quello che lo merita più di tutti, perché mi spetta. Per favore, aiutami. Sarà il mio modo per fare pace con Antonio e con me stesso. Borsellino è l'unico che può ridare giustizia e dignità al dottore Falcone. E io voglio stare con lui. Lui è l'unico che può farcela. Ma hai parlato con Giannalia? Giannalia? Quello non mi vuole perché mi sono ritirato dalla scorta di Falcone e adesso me lo vuole fare pagare. Ma sono sicura che non è così. Se ne sei sicura allora parlaci. Lui ti adora. Per favore, aiutami. Bene, lo farò. No, lo farò, lo devi fare subito. Scusa. Va bene. Il tempo è poco, lo capisci? Va bene, lo faccio. Grazie, Loi. Ora ci siamo organizzati.
Siamo pronti. E voi siete pronti? Siete sicuri che la guerra sia la strada migliore? Noi facciamo la guerra per fare la pace. Fino adesso avete trattato voi, no? Ora sta a noi a decidere come trattare. Anzi, dicela che sei tu, eh? La guerra è per fare la pace. Noi siamo gente di pace, lo siamo sempre stati. Ma ci vogliamo arrivare con i nostri metodi. Lei dovrebbe proteggere me? Nel tiro la Loi è arrivata tra i migliori nel suo corso. Veramente sono stata la prima nel mio corso. Non ne ho dubbi, signore. Speriamo solo che non lo debba dimostrare. Molto stanco il giudice. Magari ora col fine settimana si riposa. Poi il fine settimana lavora ancora di più. In questi 40 giorni pare invecchiato di 40 anni. Siamo i miei genitori. Allora vuol dire che i tuoi genitori si vogliono molto bene. Porto mi ha dato della ragazzina. No, non è vero, lui scherza sempre. Mi spiace, ti ho fatto fare un giro lungo. Ma quando mai? Trattori qua, ci metto un minuto. Poi devo pure controllare una cosa, quindi. A proposito, ti volevo dire, oggi è il compleanno di Claudio. Ah. E con i ragazzi, con le mogli, abbiamo pensato di organizzare una cenetta. Se ti fa piacere puoi venire pure tu. Sì. Volentieri. Bene, contento. Passa a Campolo, per favore. Campolo, io sto in via D'Amelio. Ci stanno ancora tutte le macchine parcheggiate alla cazzo di cane. Ho detto mille volte che questa cosa non mi piace. Mille volte ho fatto richiesta perché vengono rimosse. E punto, esattamente, puntualmente se ne sono fottuti i coglioni. Allora tu adesso chiami. Va bene? E ti fai sentire. Non me ne frega un cazzo, Campolo. Io domani la strada la voglio sgombra.
come stai? Sto canzone? Sì. Come va? Bene. Ma dorme? Non sempre. Ciao. Sei un po' stanca tu, eh? Eh sì. Sì, è un po' faticoso. Però bello. Bellissimo. Però tu diglielo a Claudio, che lui pensa che lavora solo lui. Glielo dico. Ci voleva proprio una donna da scorta. Adesso mi porto a letto. Ci vediamo tra poco. Claudio, lo metto a dormire. Ok, amore. Ciao Maria Bia. Ciao nonna. La linea è collegata. Ottimo lavoro. Ora possiamo ascoltare tutto. Qui Falco 1, siamo fermi all'angolo di via Macheda con Corso Vittorio, con la personalità, mandate qualcuno, ripeto, mandate qualcuno subito! Grazie di essere venuti. Paolo, potevo dirti mai di no. Per come l'hai detto, era impossibile non essere qui. Ah, dunque non è per il piacere di stare con me, di sabato a luglio. Ma poi avete altri programmi? Se la mia fatti minaccia, quali altri programmi possono reggere? Pure tu hai ragione. Ah, poi, forse facciamo stare io. Ciao amore, ah, tutto bene? No, avevo voglia di chiacchierare, sono contenta, sto lavorando con delle persone eccezionali. Eccezionale addirittura? Sì, tu lo sai che io non esagero mai. Per queste sono persone che non si incontrano tutti i giorni. Sono gentili e mi incoraggiano sempre. Soprattutto il caposcorta. E chi è questo caposcorta che non me ne hai mai parlato? Agostino, lui è vedovo. Ha due figli e una nuova moglie che è anche incinta. A vedere mi ha fatto venire voglia di fare un bambino anche a me. Allora questo è pericoloso veramente. Vado a dormire. Ciao amore. Bacio. Ciao.
È in Rita. Io sono. Senti, l'accompagni a mamma. Però dici che la passi a prendere più tardi. Va bene? Ciao, dopo. Ciao. Con una giornata così dovreste essere al mare. Vabbè, ci siamo. Papà si deve sbrigare. Ha detto alla nonna che alle 5 l'accompagna dal dottore. Sì, infatti tra poco andiamo. Ma non siete stanchi? Catalano, andiamo. Ciao papà. Più tardi. Ci vediamo stasera. Vabbè. Dopo. Così a Palermo, in via Mariano D'Amelio, nella zona della fiera, la mafia ha colpito ancora. Ha ucciso con la stessa feroce precisione già dimostrata. Claudio, sentita. Secondo la prima. C'è stato un attentato a Borsellino. La bomba era stata collocata. Lasciamo il telefono libero, così in mano c'è chiaro. E dopo Falcone è toccato all'altro. Emanuela Lui. La magistratura. Sì. Tutto lo Stato, stava al commissariato Libertà. La mafia. Paolo, poi l'hanno messo alle scorte. Come nella strage di Capaci, 60 giorni dopo, è stato usato un esplosivo di enorme potenziale. Quando, quasi 2 ore fa, aprimmo l'edizione straordinaria del TG5, avevamo appena saputo che nel mirino di questo attentato c'era Borsellino. E lo sa chi ci ha seguito? Ci è toccato di sapere in diretta dalla testimonianza del nostro inviato sul luogo della strage, Salvo Sottile, che il giudice era morto, orrendamente dilaniato dall'esplosione. Un quarto d'ora dopo è arrivata anche la conferma ufficiale del decesso di Paolo Borsellino. Con lui sono rimasti uccisi 5 agenti della scorta. Sono Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina e Vincenzo Lippi. I feriti sono 15, uno dei quali è l'altro agente della Polizia di Stato, Antonio Vullo. Ricordiamo subito i loro nomi perché poi fatalmente quando andremo avanti nel corso del giornale e ci toccherà parlare soltanto di chi era nel mirino di Paolo Borsellino. Thank you.
vestire Emanuela. Ho portato il vestito. E la devo vestire. Io devo vestire Emanuela. Ho portato il vestito. E la devo vestire. Mamma. Basta. Basta, mamma. Signora Loi, dobbiamo andare. Sì, sì, un attimo, grazie, un attimo. Signorina, va tutto bene? La macchina di Emanuele ora è come nuova. Bene. Grazie. Grazie a te. Grazie. Maria, questi erano di Emanuela. Forse è meglio se hai detto alla famiglia. Maria, Claudia, ciao. Ciao. Stai tornando a casa anche tu? Sì. Tieni. Grazie, Maria. Di che? Io vorrei che ne prendessi uno anche tu. No, non posso. Sì, sì, che puoi. È quello che avrebbe voluto anche lei, ne sono sicura. Tieni, scegliene uno. Grazie. Rimani qualche giorno in Sardegna? Veramente vorrei distrarmi un po'. Mi piacerebbe andare a visitare un posto dove non sono mai stata.